Buonasera a tutti. Il maestro Mimmo Iudice, che con il suo bianco e nero dell'anima ha stregato il mondo, quando gli abbiamo chiesto di raccontare il suo rione, il rione Sanità nel quale è nato, è cresciuto, e la fondazione che adesso lui presiede, la Fondazione San Gennaro, lui ha scelto questa splendida fotografia, Demetra. Demetra è dispensatrice di grano, di papaveri. Demetra rappresenta un po' per noi questa storia che racconto. Il rione Sanità di Napoli è un rione magico, è ricco di risorse, ma è ricco anche di sofferenze. La bellezza dei suoi tratti, la ricchezza dei suoi gioielli, la finezza delle trine lo rendono particolarissimo e inalterabili nel tempo sono questi aspetti, così come sono nel tempo perenni i segni profondi che si leggono sul suo volto. Ci sono delle profonde ferite nel quartiere. Ora proverò a raccontarvi la capacità che questo rione ha di affrancarsi dal disagio utilizzando il bello ed è una storia che, di cambiamento che parte dal basso e punta all'essenza. Da un po' di tempo alla Sanità si è ripreso a suonare, a fare musica, a fare danza, a fare teatro e a recuperare i beni storico-artistici. Ci siamo convinti che Napoli va ricostruita e restaurata nelle cose e nello spirito. E allora il discorso del recupero, della valorizzazione, ci siamo chiesti, per noi del Rione Sanità non è certamente un salotto per anime belle, non è un imperativo costituzionale, è qualcosa di diverso, è la chiave per riscoprire un antico modello di sviluppo umano ed economico. Con queste premesse si è pensato di dare stabilità a un cammino che proverò a raccontarvi, costituendo una fondazione nel dicembre scorso per dare sostegno ai progetti già avviati, per dare stabilità nel tempo e anche auspicabili loro evoluzioni. E abbiamo voluto chiamare questa fondazione San Gennaro. Ci sembrava un brand, si può dire brand, abbastanza interessante. Ormai ci hanno fatto diventare italianissimi. Allora, i soci fondatori, ci sono sempre in una fondazione, questa di comunità, sono al momento 13. Vedete tutte queste sigle, questi nomi, sono imprese, sono fondazioni. È bello e simpatico notare che ci sono anche due fondazioni di Milano, perché non è qualcosa che è chiuso in quella comunità, ma è una comunità che cerca complici anche fuori. Certo, i soci più determinanti e importanti sono il rione stesso e la comunità, ma è simpatica questa contaminazione. Sono 13, hanno messo idee, hanno messo esperienze, competenze e non meno di 100.000 euro per dare stabilità e patrimonio alla fondazione. I soci sostenitori sono e saranno migliaia, tutti quelli che vorranno esserci anche solo con un centesimo. Detto questo, provo a descrivere il quartiere che vi invito a visitare. Il Rione Sanità era una valle cimiteriale nell'antichità, accucciolata sotto la collina di Capodimonte. Poi la città è diventata capitale, si è allargata, si è ingrandita e ha destinato quest'area alla nobiltà e alla ricca borghesia. Nel 1800, nel decennio francese, la costruzione di un'enorme porte decreta l'esclusione di questo pezzo di città, riducendola a un vero e proprio ghetto. La Sanità è una periferia vera e propria nel pieno centro della città, densamente abitata, con i vicoli che raccontano storie di emarginazione e di degrado. La disoccupazione, la microcriminalità, la delinquenza, la devianza sono quelle che la cronaca più tratta del nostro quartiere. E nell'immaginario comune è un luogo da evitare, un luogo non visitato dagli stessi napoletani, un luogo nel quale si possono fare brutti incontri nell'immaginario, ma non è questo, o quantomeno non è soltanto questo. Sta incominciando sia la custodia del passato, sia la cooperazione tra molti oggi, sta incominciando a disegnare quasi una strada profetica, una cosa nuova. Da quando la comunità cristiana, questa è una delle chiese più belle che gestisco come prete, la chiesa di Santa Maria della Sanità, da quando la comunità cristiana ha aperto le porte ai giovani e ha investito in educazione e soprattutto ha messo a disposizione dei ragazzi gli spazi e l'immenso patrimonio storico-artistico, si è liberata una vitalità effervescente. È cambiato tutto, è incominciato qualcosa di straordinario e di bello. Questi giovani si trovano in un quartiere che potete trovare arte, bellezza in ogni angolo, in ogni palazzo, in ogni catacomba, in ogni basilica, si respira ovunque. Ma voglio sottolineare che la parte più bella resta in questi volti, in questo tessuto umano e sociale che ha una particolare caratteristica, è aperto alla creatività, è aperto all'arte.
Come si fa la crescita di un territorio? Noi pensiamo diversamente a qualcuno che fini e mezzi debbano sempre coincidere. Non è possibile utilizzare qualunque mezzo per raggiungere un fine. E se il fine nella nostra comunità è il fine della cura del bello, è la cultura della responsabilità, del dono, se questo è il fine, i mezzi devono essere soltanto questi. Il primo, è noto a tutti che la musica fa bene al cuore e rende migliori. Pensate, a Rione Sanità in questi anni ben 2 orchestre sinfoniche, con 44 elementi ciascuno, sperimentano un programma di educazione musicale pubblico, diffuso, capillare, con l'accesso libero e gratuito da parte di bambini e adolescenti di tutti i ceti sociali. Un altro strumento, nel Rione Sanità, la funzione liberatoria del teatro si impone. Voglio ricordare, per chi non è pratico del Rione, che è il quartiere dove è nato Totò. E quindi vedere anche una chiesa trasformata in un teatro è una gioia. E per me, che sono parroco di ben 4 parrocchie, vedere in questi luoghi, una volta abbandonati, vedere i ragazzi che danzano e che fanno teatro è davvero una gioia. Vi ricordo che Ireneo di Leone diceva che la gloria di Dio è questa, è l'uomo vivente. È strano e curioso, mi piace raccontarlo, alla sanità i nostri bambini hanno anche scoperto, una centinaia di loro, hanno scoperto il mare. Sembra una barzelletta, ma Napoli è così, il mare è precluso ai poveri. E 100 bambini hanno fatto corsi di vela, sono state contaminazioni straordinarie, sperimentazioni impensabili. Immaginate che uno di questi ragazzi adesso è campione regionale. Quello che manca ai miei bambini, diceva Don Lorenzo Milani, è il dominio sulla parola. Lui aveva compreso come è importante scindere l'ignoranza dalla povertà, e come era vero per Don Lorenzo Milani, lo è tanto più oggi per noi e per i nostri poveri. Alla sanità, in ben 2 case canoniche, noi accogliamo ragazzi per dare loro la possibilità di imparare a dominare la parola altrui e la parola propria. Che altro si fa? Ecco, la parte un po' più interessante. A un certo punto è nata l'idea di prendere in mano in maniera vera i beni storico-artistici. Dal 2009 il Pontificio Consiglio della Cultura ha affidato al territorio la gestione delle catacombe di Napoli. Lì tutto si è accelerato, tutto è incominciato a correre. Che è successo? I ragazzi del quartiere, costituiti in cooperativa, oggi ne sono 15 che gestiscono queste splendide catacombe con contratto a tempo indeterminato, hanno preso in carica la cura delle basiliche e delle catacombe. Vedete facilmente che in questi anni, proprio in questi anni difficili, hanno avuto un aumento e un incremento del 300% e le previsioni sono ancora più rosee, quindi si prevedono altre assunzioni. Però i ragazzi non si sono fermati soltanto all'uso, allo sfruttamento, alla fruizione del bene, che è servito sia a rompere il ghetto, perché sono venute 60.000 persone, quindi il ghetto è diventato meno ghetto, ma si sono preoccupati anche della conservazione, una cosa molto interessante e intelligente. Quindi hanno avviato un processo di recupero innovativo, non soltanto perché hanno usato gli strumenti tecnologici innovativi, ma perché è attento ai diversamente abili. Pensate che le catacombe di Napoli sono le uniche accessibili a tutti. C'era poi da fare manutenzione ordinaria e straordinaria. Il patrimonio erano queste tante chiese, queste più catacombe, questi giardini, queste case canoniche, da me, unico prete con tante case e senza mogli, difficili da usare. Quindi tutto questo patrimonio era da gestire, e quindi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione si è pensata di affidarla ad altri giovani del Rione. Questi si sono costituiti in cooperativa di tipo B e sono una quindicina. Qualcuno si chiederà, ma perché tutte queste cooperative? È semplice, noi siamo del sud, ci funziona prima il cuore e poi la testa. Noi prima di fare cooperazione abbiamo bisogno di sentirci fratelli, e le piccole cooperative ci aiutano a sentirci a casa, a sentirci fratelli, e ci aiutano anche a inserire meglio quelli che normalmente sono i più fragili, quelli che vengono esclusi dal mercato del lavoro. Da me sono soprattutto i ragazzi che hanno vissuto esperienze in circuiti penali. E pensiamo, siamo convinti, che la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Siamo convinti che i nostri poveri devono sempre più diventare pietra angolare dello stesso sistema del welfare che li sostiene. Le ricadute sono state parecchie, innumerevoli. Pensate che si è avuto un aumento
del restauro nella zona, un aumento dell'artigianato, i servizi della ristorazione. Pensate, nei soci fondatori c'è un gruppo legato al contratto di rete che sono gli imprenditori del quartiere, i quali hanno incominciato a comprendere, insieme alle parrocchie, insieme al no profit, sono la parte più interessante di questa fondazione di comunità. Ancora tra le bizzarre cooperative potete incontrare uno studio di registrazione moderno, potete incontrare delle mamme che cercano di offrire catering, potreste incontrare un'accoglienza coccolata tra poco in 3 strutture recettive. Si sta capendo a Rione Sanità che ci sono le risorse. Il presidente Mimmi Udice dice sempre che si è avviato un fenomeno culturale che difficilmente potrà essere fermato. A qualcuno piacciono i numeri, a me non tanto, prova a spiegarli. Sono stati in questi anni illuminati 10.620 metri quadrati di patrimonio, sono stati restaurati 632 metri quadrati di patrimonio e resi fruibili 11.450 metri quadrati di opere d'arte chiuse, cioè locali, case, chiese, basiliche, catacombe, eccetera. Più di 100 partner e più di 100 dipendenti, direttamente e indirettamente. 200.000 sono i visitatori in questi anni che hanno rotto la marginalità del quartiere e hanno fatto un po' i conti, ragazzi. Ci sono 4 milioni di euro che sono serviti al recupero, al restauro e agli start-up di queste piccole imprese. Penso poco. È tutto rigorosamente raccolto tra privati, tra fondazioni. Di pubblico non c'è ancora nulla di fatto al Rione Sanità. Sono un po' più lentini. Ci arriveranno anche loro. Ancora, la cultura è quello che noi cerchiamo di vivere in questo Rione. Vi dicevo, la cultura del bello, la cultura della responsabilità, della gratuità, sono questi gli obiettivi della Fondazione. E la Fondazione partecipa a un bando della Fondazione con il Sud che prevede il raddoppio delle risorse raccolte nei prossimi anni. Noi speriamo di riuscire almeno a recuperare 2,5 milioni che col sistema del raddoppio che offre la Fondazione con il Sud ce lo porterà a 5 milioni. Noi a Rione Sanità diciamo spesso che l'umanesimo o diventa umanità o muore. Un umanesimo che diventa umanità è bellezza. Una bellezza, come diceva Pierpaolo Pasolini, che si vede perché è viva ed è reale. Ma per vedere la bellezza, diceva lo stesso Pasolini, c'è bisogno di occhi aperti, di occhi curiosi, di occhi che credono che accada qualcosa, di occhi che credono che esista il bello. E allora adesso, che mi sono stancato pure di parlare, non abituato come sono a parlare, da noi si vive più per trasmissioni di immagini, di suoni e non tanto di parole. Quindi vorrei lasciarvi con un piccolo video nel quale potete fare un'esperienza sensuale del Rione Sanità, utilizzare anche altri sensi, ma con gli occhi aperti. Potete vedere i vicoli del mio quartiere nei quali scorre il veleno e scorre anche il vitale ossigeno. E potete incontrare in ogni vicolo un punto esclamativo, quello che una volta si chiamava il punto ammirativo, quello che sancisce nella scrittura lo stupore, la meraviglia dell'incontro con la bellezza. Buona visione e grazie. Nunzia sta di casa in un bus e per lei quello è il corridoio. Per la signora Carmela, quando si affaccia al balcone del primo piano, diventa un teatro. Per Lino, che in quella vera non ci va più, è la scuola. Ciccio se lo deve fare tutto impennando malamente con l'SH preparato, se no non è lui. Per Sasena mazzata un frunto ogni volta che deve portare le casse d'acqua sopra dalla signora Fusco. Per Jenny, Luca, Ciro, Susi e Maria è un campo pallone. Pure per la signora Maurilla in un campo pallone, ma se si vuole fare una mezz'ora di sonno lo deve arracquare col secchio fino a quando il creatore non se ne va né casa allora. Con Mario i bambini dell'orchestra hanno imparato a farlo risuonare come uno strumento musicale. Per Don Antonio, che si è fatto vecchio, è una a stima. Soprattutto quando passa il ludici graziati Ciccio. Per Nelluccio facce peste è meglio che lei in mezzo non si fa vedere più. Per Enzo sono gli ultimi 100 metri prima di arrivare da Giusy. Mentre li fa si sente sempre il cuore che gli sbatte forte in petto. Lui dice che è per la salita,
per Titina, Mena e Antonietta è la veranda dove si prende il fresco d'estate. Lucia, che lì ci è nata, da quando lavora alle catacombe te lo racconta in tre lingue. Per Marianna e Francesca è la passerella del sabato pomeriggio. Per Peppe, che mo si deve fare 3 anni, è stato l'ufficio. Lì è dove Alessandro ha imparato a parlare napoletano e dove Gaetano ha imparato l'italiano da Alessandro. Per molti è un senso unico a salire, che quando in estate verso le 3:30 ci va il sole diventa uno specchio dorato e non si vede più niente. È il vicolo. È per noi anche questo.